tavolo che di solito si, a cui si attribuisce il nome di relatori, in realtà quindi ce ne fosse solo uno, forse uno solamente, abituato a fare da relatore verso qualcuno, è il professor Valerani. Credo che gli altri possiamo qualificarsi come testimoni e come persone che si raccontano più che altro. Quindi, ecco, perdonerete eventuali difficoltà anche mie nel tentativo di coordinare, di tenere un filo e anche di presentare gli altri, perché non è molto facile. Questa giornata, il programma, almeno la conformazione di massima del programma l'avete sentita. Noi vogliamo cominciare con quel professor Valerani che molti di voi e di noi conoscono, ma che adesso cerco di magari presentare un attimo, con lui perché io ho cercato di scorrere attraverso dei suoi libri, delle parole chiave per capire che contributo gli chiediamo. Voi sapete che delle notizie che si trovano nei risvolti dei libri, che sono dove c'è scritto il profilo dell'autore, tante volte sono interessanti. E vedo che fin dalla pubblicazione dell'82 il professor Valerani si è occupato di paesaggi fluviali, di aree umide, di evoluzione del paesaggio e di rapporto tra paesaggio e storia, tra geografia e storia. Qui insegna geografia a Ca' Foscari, però il taglio è di una geografia, perlomeno per noi che lo seguiamo da tempo, è il taglio di una geografia anche storica e antropologica, quindi qualcosa che va particolarmente bene per le nostre vicende territoriali, per chi come tanti di noi le segue da tempo, vicende piuttosto tristi per molti aspetti nel nostro Veneto. Quindi vedo poi anche, chi si ricorda Il grigio oltre le siepi, la pubblicazione del 2005 con Mauro Varotto, si parla di declino dei paesaggi legato all'angoscia sociale. Quindi andiamo sempre su temi che in qualche modo sono legati molto anche al disagio, però con delle proiezioni anche politiche e anche positive, quindi non siamo in un quadro di pessimismo. Siamo andati a parlare col professore circa una settimana fa, e per prepararci un po' per oggi, e ne abbiamo ricavato un quadro di lancio ottimistico, di lancio politico positivo. Ci sono molte idee, molte realtà che circolano bene, che danno anche speranza. E quindi in questo contesto di oggi, dove si parla di bene comune e dove si cerca di capire se ci sono spazi per i recuperi culturali, di recuperi ambientali, per noi Francesco Valerani è una figura importantissima. Adesso lui farà un'apertura della giornata che vuole un po' essere sia politica che antropologica che anche sognante in qualche maniera. Parole come bioregionalismo o come geografie ritrovate non sono solamente delle parole affascinanti, ma ci sono dei progetti. Ci sono delle visioni che, dove anche il sogno per noi ha un'importanza. Non siamo solo dei progettisti, non vorremmo essere solo dei progettisti tecnici, dei progettisti territoriali, fare pianificazione con i sistemi e con i metodi che conosciamo e che già altri praticano, ma pianificare anche un po' il sogno e quindi pianificare anche delle idee ad ampio respiro. Quindi questo è un po' il senso del breve spazio che il professor Valerani ci dedicherà per introdurre la giornata. Ecco, poi gli altri sono appunto, come dicevo, dei testimoni. Partiremo io e Mirko dell'associazione e cooperativa Equistiamo di Vicenza, cercando di trasmettere veramente in un brevissimo PowerPoint le esperienze dei trekking di ricerca territoriale che abbiamo praticato in questi ultimi anni, questi ultimi 2-3 anni. Poi seguirà l'isola che c'è, che è il distretto di economia solidale di Como, e chiuderemo con dei protagonisti di turismo responsabile. Grazie sempre al professore abbiamo intercettato delle persone che
In altre regioni, in regioni da noi confinanti, hanno impostato una rete, una organizzazione di turismo responsabile, e in particolare credo che siano le persone giuste per capire cosa vuol dire effettivamente l'aggettivo responsabile, che ormai siamo abituati a declinare così in maniera quasi istintiva: turismo sostenibile, turismo responsabile, sia ben capito. Però è, forse la parolina va analizzata un attimino con più attenzione. Ecco, quindi mi fermo qui, perché queste cosiddette relazioni o testimonianze o racconti porteranno poi a un momento di discussione plenaria, e quello ovviamente non è programmabile e non è prevedibile. Quindi lascio la parola al professore, che si mette anche qui.